E finalmente ci rivediamo. Come vedete, non sono sparita, ho soltanto rallentato. Per chi non avesse visto il mio ultimo video, dicevo che non avrei più postato un video a settimana, però sono sempre qui. Quindi adesso vi racconto tutto quello che è successo prima di tornare in Italia, quando ero ancora in Indonesia. Buona visione! Ciao ragazzi, sono sull'isola di Burdogan, non lo so come si chiama, non riesco ancora a ricordarmelo, a pronunciarlo. Comunque sono in un'isoletta accanto a Nusa Penida. Nusa Penida ha due piccole isole verso Bali e una di queste due è questa dove sono io. Comunque ve lo scrivo qua sotto che isola è. È un'isola davvero molto interessante perché fino a pochi anni fa viveva proprio sulla coltivazione di alghe. Poi si sono dedicati al turismo e invece con la pandemia sono un po' ritornati a coltivare le alghe e le coltivano in mare. Si riescono anche a vedere da Google Map. Domani mattina porterò con me insieme a un ragazzo che ho conosciuto qui che mi porterà a vedere un po' come funzionano queste coltivazioni. Ho conosciuto Kadek, che è uno dei lavoratori di questi campi. Salamat pagi. Jalan-jalan ya. Kadek, di mana? Datang? Kamu Kamu tahu di mana? Tidak tidak di ada. sini. Tidak. Tidak ada. No, no. Tahu di mana? Kade Kadek. di sini, Ya. this is ya di. Ya, Terima kasih. My name is Kadek, ya. Yeah. I'm is a seaweed farm from Lembongan. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Oh, che carino. Apa kabar? Rumput laut. We have a name of the rumput. That's a specific, yeah, rumput laut. But rumput laut, there's many kinds here. Ci sono molti tipi di alghe, qui ne abbiamo di due tipi. Uno si chiama cantoni e l'altro spinachou. Cantoni è verde e spinachou è marrone. Quella verde è più cara, costa 25.000 rupie al chilo. Perché è più difficile da coltivare e si usa per moltissime cose, dal cibo alla cosmetica, eccetera. Quella marrone, spinachou, costa invece 8.000 rupie al chilo ed è più facile da coltivare e poi si usa soltanto nel cibo oppure per fertilizzare i campi. The seaweed can grow here. Oh, ok. This is very help me when the corona, COVID. Prima che si coltivassero le alghe, circa 35 anni fa, si coltivava la terra e si pescava a vela, non a motore. Quello della coltivazione delle alghe è un lavoro molto duro perché si può perdere il raccolto molto facilmente a causa dei predatori, cioè i pesci che vengono a mangiare le alghe, e anche per il brutto tempo, le onde, così che possono strappare via le alghe. Lavorare nel turismo in realtà è più facile. E quindi a un certo punto le alghe, la coltivazione delle alghe è stata abbandonata, perché quando sono arrivati i turisti, ai turisti non faceva piacere nuotare in mezzo alle coltivazioni delle alghe, quindi pian pianino la cosa è stata sostituita. Ma quando è arrivato il Covid, i turisti non sono più venuti e quindi la popolazione di Lembongan ha ricominciato a coltivare le alghe e questa coltivazione ha aiutato moltissimo durante il virus, perché sull'isola non c'era più lavoro. So when the low tide and the seaweed farm take the seaweed and come to the... Quando c'è la bassa marea, le alghe vengono raccolte dal mare, vengono portate a terra perché vanno legate a una con dei piccoli pezzetti di plastica a una cima. Questo per non farle andare via con la corrente, con le onde. Questo lavoro non può essere fatto in mare perché quando l'alta marea sale sarebbe molto difficile continuare a fare questo lavoro in mezzo all'acqua. Quindi le alghe vengono portate a terra, gli anziani generalmente o le donne attaccano le alghe alla cima. Quando poi ritorna la bassa marea, queste alghe vengono riprese e riportate in mare e rimesse dentro i campi.
Cannot do. Quindi una volta raccolte si portano a terra, si stendono, si dividono quelle marroni da quelle verdi e si lasciano seccare. Quando sono belle secche si mettono dentro a dei sacchi e si vendono. 10 grammi di alga corrisponde circa a un grammo di alga secca. Niente? Per oggi noi abbiamo finito di lavorare, ma altri continuano. La marea sta tornando su e piove, che il dio della pioggia la manda. Singapore, vado a Singapore, arrivederci belle signore. La mia permanenza anche in quest'isola, di cui niente, non c'è verso, non mi ricordo il nome, è finita. Quindi oggi riprendo la barca e si va a Singapore. Per arrivederci belle signore. Benvenuti a Singapore, è una città per lo più cinese, cioè è trilingue per carità, però vabbè, sto in un albergo cinese. Questo Southeast Asia Hotel, ci sono tutte le scritte in cinese eccetera, quindi per il mio studio è ottimo essere sul posto, poi parlano proprio mandarino, quindi è perfetto, mi sto già esercitando. Vi faccio fare un breve tour di questa meravigliosa camera da letto che costa quasi 70 euro. Prima di tutto vi faccio vedere la moquette. Questa è la stanza molto moderna. Però c'abbiamo anche la scrivania, eh? E anche una finestra, che non è da poco. Lassù ci stanno i ricchi all'ibis. Ecco, qui c'è scritto no smoking area. No smoking area, ma c'è una puzza di fumo che se more. Chi non vorrebbe farsi la doccia in questo bagnetto così a meno? Ah, meno. Ecco, mi sto già ad affollare. Ma l'aria non si può neanche regolare. C'è un po' freddo così. Forse era meglio spendere 500 euro e andare. È carissima, cioè è veramente cara. Questo è il posto meno caro che ho trovato. Se no erano tutti dormitori a 50 euro. Questo 68 euro mi pare ho pagato. Vabbè, però, ragazzi, ti danno. Ti danno anche lo spazzolino, eh. Guarda qui che servizio. Eccomi qui, mesta. Questo meraviglioso letto. Adesso io metto, sperando che non ci sia niente dentro, no? Ok, tutto ok? Bene. Questo copriletto è inquietante, ma fa niente. Via gli occhiali e beh, ragazzi, buonanotte. Ora che sono qui in questo stupido tempo, proprio sotto il mio albergo c'è questo mercatino carino. Che bello essere in un albergo dove c'è sotto un mercato, mi piace un sacco, mi piace. È un mercato di fiori più che altro, mi sembra, frutta e fiori. Tutti i fiori, bella. Anche scarpe, mutande. Sembra vendono la frutta come se fosse oro. Probabilmente costa come oro. Non so se questa statua è per il Capodanno cinese, cioè se tutti questi addobbi siano per il Capodanno cinese o che è per i segni zodiacali. Perché vedo tutti i segni zodiacali. Io sono dell'anno della tigre. 1974. Ho appena chiesto a un signore come si legge tigre. Lao Hu, spero di aver capito bene. Lao Hu. Ho deciso di provare la medicina tradizionale cinese
per cercare di risolvere il mio problema al collo e il mal di testa. E quindi sono entrata in questo posto affascinante e adesso proverò il trattamento. Mi ha massacrato. Guardate la schiena. È il tipo di massaggio che fanno, che è così, è normale che sia tutto rosso il sangue, cioè pazzesco. Il corpo umano in cinese. Come mai che noi tutta sta roba non ce l'abbiamo? Molto verde, molto verde. I prati sono alcuni inequivocabilmente veri, come questo. E poi prima ne ho visto uno che mi sembrava piuttosto finto. Però non era così facile capirlo, ecco, se era vero o finto. Assomiglia a quello di Palermo, però non è un ficus, non credo, cos'è? Ficus? È un ficus! Che ficus, oh! Anche qui, come nel resto del sud-est asiatico, magnano ovunque a tutte le ore. Fantastico! Adesso vado, entro dentro al parco, che è una scorciatoia per andare a Chinatown. Qui cos'è che non si può fare? Vabbè, cose normali. Devo dire che sono abbastanza terrorizzata. Ho paura di sbagliare qualcosa, di fare qualcosa di vietato, di essere arrestata. Qui c'è anche la pena di morte. Quando fai il biglietto, insomma, no, devi il permesso di entrare, insomma, un po' di burocrazia c'è, cioè, per venire a Singapore. C'è un avviso bello scritto in rosso: ricordati che questo è un paese che ha la pena di morte, quindi regolati. Un po' di stress fa venire. Guardate che bello! È un parchetto così, così, en passant, un parchetto en passant. Quello non va mica bene, Se hai finito il lavoro, ragazzo mio, lo devi portare via, se no pena di morte. Yeah. Comunque appena svoltato l'angolo il giardiniere c'era, È da un po' che cammino sempre immersa nel verde. Questo è un parchetto così, parchetto come un altro, ecco. No, ma sembrano, no, dei fichi, infatti è un ficus, cioè, non lo so, non è estetico, devo dire la verità, è bello. È bello e mostruoso allo stesso tempo. Ficus auriculata. Sto ficus auriculata a me mi sembra un po' ata. Qui probabilmente stiamo entrando nel vivo della Chinatown. Guardate che bella stradina là, con i palazzi sopra. Adesso come si fa ad attraversare qui? Mi arresteranno? Oddio. E dopo questo vado. Le telecamere mi avranno ripreso. Adesso all'aeroporto mi fermeranno e diranno: ah, lei è quella che ha attraversato fuori dalle strisce. Circular Road. Che carina. Eccola la telecamera. Come sono le carceri di Singapore, lo scopriremo presto. Inizialmente dovevo venire qua a dormire. Galaxy Pod Capsule. Avrei fatto proprio bene, cavolo. No, per chi non l'avesse ancora capito. Chiaro? Chiaro? La prossima volta continuerò a raccontarvi di Singapore, vi farò vedere un sacco di cose che ho fatto, dopodiché tornerò ancora in Indonesia per nuove avventure, non solo a Bali. Per adesso, buona onda!